I Love Style è presentato da Foxtown Factory Stores Mendrisio. Vale, oggi mi devi aiutare a trovare dei look per un weekend sulla neve, quindi dobbiamo riuscire a non infagottarci troppo. Allora, sicuramente nella missione ce la faremo e oltretutto per una volta tanto anch'io riuscirò a entrare in un negozio sportivo. Perfetto, qualcosa di nuovo per tutti e due. Basta. Ale, come si fa a essere trendy sulla neve anche con queste temperature agghiaccianti? Guarda, per una giornata sulla neve il lato fashion è importante, però è meglio porre l'attenzione sulle caratteristiche tecniche dei capi d'abbigliamento. Esatto. Andiamo a dare un'occhiata. Ok. Ma che bello! Vedere? Sì, perfetta proprio. È il tuo colore. Ma dove? E parlando di colore visibile? E se tu hai trovato i pantaloni, io ho trovato la giacca in coordinato. Vado a provarla? Va bene. Oh, vedi che per una volta non c'è più un fagotto. Vale, anche oggi hai vinto la scommessa. Infatti abbiamo visto che con questi nuovi tessuti è possibile essere eleganti e femminili anche sulla neve. Hai ragione. E sai cosa ti dico? Mi sono già pronta per Airo. Tschüss! Dove va? Pezzo forte, la tuta. Fucking genius, swear to God it, I'm not even superstitious. La giacca e i pantaloni ci sono. Adesso però dobbiamo trovare qualcosa da metterci sotto. Qualcosa del genere? Stessa nuance della tuta? Cosa dici? Non male, andiamo a dare un'occhiata. Questi materiali devono essere comodissimi. Ma sai, il vantaggio dei tessuti tecnologici d'oggi è che sono comunque leggeri, comodi e traspiranti. Ora andiamo sulla scarpa. Sì, e anche se ami il tacco, non so perché, ma secondo me il tacco te lo boccio. No, io mi adatto, dai! Per me che sono una freddolosa, il pezzo più importante forse sono le scarpe. Con una bella suola, una scarpa impermeabile e calda si va sul sicuro. Infatti in montagna è importante avere i piedi caldi e asciutti. Andiamo alla cassa. Sulla neve, oltre all'abbigliamento, per il calore e la sicurezza importanti sono sicuramente gli accessori. Come no, quindi andiamo a prenderci un bel berretto e, molto importante, un bel casco. Andiamo. Un discorso differente invece per quanto riguarda la testa, che oltre ad essere calda deve essere anche protetta. Quindi non abbiate paura del casco, perché si sta bene al caldo e in sicurezza. Così sei protetta quando vai sulla neve e sei al caldo quando ti vuoi rilassare subito dopo. Sono solo cose da maschio. No, scusa, mi sono perso un attimo anch'io nell'abbigliamento. In realtà siamo qui per gli occhiali, vieni con me. Sulla neve sono importantissimi gli occhiali con le lenti polarizzate e qui da un punto di vista qualitativo le lenti sono veramente ottime. Wow, ne proviamo subito un paio. Ok. In montagna il sole si sa, è molto più forte. Questi potrebbero. Un bel blu.
questi sono non te un po' grandi. No, questi non li vedo. Quindi un occhiale con una buona lente, meglio se polarizzato, è un must. Questi sono molto te. Aggiudicati. Lanele, soprattutto se entri nel mood di vestirti a cipolla, in base alla situazione, in base al contesto, levi, metti, quindi poi con capi così leggeri, così adattabili, secondo me riesce ad avere sempre il look giusto in modo molto, molto, molto semplice, molto sportivo come deve essere sulla neve. Considerando il fatto che raramente entro in negozi sportivi, devo dire che è andata decisamente bene, vero? Sotto la giacca della tuta. Il paglio può essere una buona soluzione, resterei su un colore nero perché così è in nuance con tutto quello che abbiamo preso fino adesso e hai anche un capo che puoi utilizzare ad esempio la cena, la sera, poco comodo, stiloso, adattabile a ogni situazione, secondo me è un'ottima scelta. È anche morbidissimo, senti? Dai, aggiudicato. Sotto la tuta naturalmente abbiamo scelto un comodissimo paglio. Che è l'ideale per essere eleganti anche durante una cena in rifugio. Quicksilver, in alta quota si sa la lente è importante. No, il sole è forte. Ed in alta quota si sa che l'occhiale è importante. Il sole è forte, non è l'occhiale più importante. Guarda, sulla neve il latte fashion. Latte, la crema, la panna, lo zucchero e fa il mascarpone. Non facciamo entrare nessun filo d'aria. Quindi per proteggere gli occhi devo guardare lì. Ho guardato lì. I Love Style è stato presentato da Foxtown Factory Stores Mendrisio.